amici del meteo di Studio Nuve, ben ritrovati. Vi presentiamo le previsioni per questo weekend. Questo fine settimana avremo finalmente un miglioramento dopo le abbondanti piogge dei giorni precedenti, che hanno interessato, anche se in maniera sicuramente minore rispetto alle regioni tirreniche, anche il settore adriatico. Ciò accadrà perché un campo anticiclonico oceanico prenderà temporaneamente il possesso del Mediterraneo. Le temperature dovrebbero così tornare a salire, soprattutto al centro-sud. Analizzando infatti le previsioni per venerdì 12 novembre, notiamo che il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo nel corso del pomeriggio sul settore centro-settentrionale della regione. Dal Varese in giù invece splenderà il sole, con una scarsa probabilità di addensamenti consistenti. Se diamo uno sguardo alle temperature, notiamo che esse oscilleranno tra i 19 gradi di Foggia, Lecce e Taranto e i 10 di Andria e Foggia. I venti invece soffieranno deboli di libeccio con rinforzi sul foggiano. Nella giornata di sabato 13 novembre il tempo resterà soleggiato su tutta la regione, con qualche annuvolamento lungo il settore appenninico e il Carcano nel corso della mattinata e del pomeriggio. In serata rasserena dappertutto. Le temperature oscilleranno tra i 22 gradi di Foggia e gli 11 di Andria, Bari, Barletta, Foggia e Lecce. I venti soffieranno deboli di libeccio. Anche domenica 14 novembre il tempo resterà soleggiato su tutta la regione, con qualche annuvolamento lungo il settore appenninico nel corso del pomeriggio. Sarà scarsa la probabilità di fenomeni. Le temperature oscilleranno tra i 22 gradi di Foggia e i 12 di Andria, Brindisi, Barletta, Foggia e Lecce. I venti soffieranno deboli di libeccio al centro-nord della regione, mentre tenderanno ad essere di scirocco sul Salento. E ora attendiamo la nuvoletta che ci porta alla curiosità di questa settimana. Come mai la nebbia diventa sempre più rara? Il fenomeno della nebbia è ben conosciuto in Italia, soprattutto nella pianura padana. Esso si verifica principalmente nei periodi autunnali e in inverno, quando l'alta pressione non consente il passaggio delle perturbazioni e non permette il mescolamento dell'aria. Tuttavia, negli ultimi anni questo fenomeno è diminuito drasticamente. In Italia la nebbia è in netta regressione ed è stata calcolata una riduzione del 30-35% negli ultimi 20 anni in pianura padana, catalogata fino agli anni 90 come una delle zone più nebbiose del mondo. Questa perdita è probabilmente dovuta a un cambiamento della circolazione. L'aria umida viene dall'Adriatico e si scontra con le Alpi marittime. Con la modifica della circolazione quest'aria umida viene così a mancare. Cari amici, vi rimandiamo all'appuntamento con il meteo alla prossima settimana. Anthony Di Gioia e Giovanna Fiore vi auguro un buon fine settimana, grazie.